lo spunto nasce guardandosi in giro, no? Ormai si passeggia per le strade di città, soprattutto nei paesi piccoli, e si vede che i giovani quasi non ce ne sono più perché sono già partiti tutti, no? Perché è un tema che nasce molto spontaneamente dall'attualità di oggi. La cifra surrealista nasce un po' dalla voglia di sperimentare, nel senso trattare il tema dal punto di vista della commedia pura poteva diventare un lavoro come tanti, una commedia come tanti, per cui abbiamo detto a questo punto cerchiamo qualcosa di audace. Io ho impostato tutto il mio lavoro degli ultimi anni su questo stile surreale che esula un po', studia un po' la realtà da questo punto di vista, e quindi ho detto ok, anche nella mia opera prima proviamo, no? Proviamo con questa audacia, vediamo, può venire male, ma se viene bene almeno è qualcosa di nuovo rispetto a quello che si fa di solito con le opere prime. Ma il cast in realtà appunto è abbastanza sorprendente, nel fatto che quasi tutti, le prime scelte, nel senso, io avevo in mente questi attori, ovviamente essendo un'opera prima il budget è abbastanza limitato, non è grandissimo, però tutti hanno accettato subito appena hanno letto la sceneggiatura, e anche diciamo a riducendosi il cachet pur di esserci. Il primo è stato Nando, che abbiamo aspettato vari mesi per esserci, perché prima aveva altri impegni, abbiamo scelto di spostare la produzione pur di averlo, perché lui con la sua comicità e al tempo stesso la sua fragilità, il suo surrealismo, credevo fosse veramente protagonista. Infatti questa prima settimana sembra veramente il protagonista. E poi in realtà nella banda di papà mi ero immaginato nell'organizzatore uno sperandeo che fosse un po' diverso da quello che viene utilizzato di solito, sfruttando un po' un tono leggero che insomma aveva, mi ha accettato e è stato bellissimo, perché poi siamo stati subito molto molto in ritmo con il lavoro di Nando. E lo stesso con Maya, in realtà cercavo proprio l'attrice che potesse lavorare molto sulla voce, e quando lei ha letto la sceneggiatura ha detto facciamolo insieme, voglio lavorare anche sul personaggio, ed è nata una collaborazione nel senso. Così via tutti gli altri. Allora, in realtà Leonardo e Chiara, che avete intervistato, sono i miei due bracci destri, nel senso che con loro ho iniziato a lavorare parecchi anni fa. Leonardo addirittura aveva 15 anni quando l'ho preso, così. Poi lui ha avuto una sua carriera teatrale molto importante, adesso è uno degli attori di punta dello Stabile di Torino. Ci siamo rincontrati quando Drama era molto forte, per cui attingeva vari attori in giro per l'Italia, ovviamente ci siamo riuniti e per il film l'ho chiamato, perché lo conosco molto bene. Chiara è la direttrice, diciamo, di Drama. Per gli altri quattro giovani in realtà abbiamo fatto dei provini abbastanza lunghi, nel senso ne abbiamo chiamati adesso un centinaio, 150 ragazzi che erano già a loro volta selezionati da Drama, perché volevamo che fossero veramente bravi. Però tra questi non abbiamo guardato molto l'esperienza cinematografica, su cui penso di poter lavorare, ma appunto sul talento puro, quindi se dal teatro o dalla TV, sul talento basta. In realtà la Barona abbiamo girato tutto in esterno, non c'era niente all'interno, nel senso, perché voleva rappresentare il quartiere dove vive Angelo, che è appunto la Barona, un quartiere abbastanza degradato, diciamo in decadenza, ovviamente in contrasto con la vita che fanno i giovani in Germania, quindi ci sono i quartieri molto nuovi. E non abbiamo voluto girare, cioè dare ad Angelo una casa, perché l'argomento è proprio ci si trova quasi senza la famiglia, quindi senza casa. Abbiamo voluto girare tutto all'esterno, la sua casa in realtà è la scuola che guida tutto il giorno. Ho scritto due sceneggiature prima di lungometraggi. Una in realtà era il trattamento, ho iniziato col trattamento di Nulla parte per Promis, che è un film di Emanuel Finkel che ha vinto la Camera d'Oro a Cannes. Ho vinto un concorso europeo per scrivere una puntata di una sua fiction TV. Poi in realtà la puntata gli era piaciuta talmente tanto, per cui ha deciso di sviluppare un film da quella puntata. L'ho aiutato a scrivere lo sviluppo della sceneggiatura, poi la regia l'ha curata lui. Tre anni fa ho scritto Gli Magonauti, che era la sceneggiatura per film che trattava l'emigrazione degli italiani in Svizzera. E in realtà all'inizio stavamo pensando a una coproduzione con la Germania, perché c'era abbastanza interesse.
in realtà col CASP si è formato importante dal punto di vista italiano. Ho iniziato a animare la sceneggiatura un po' sui personaggi, quindi togliendo un po' di importanza alla controparte tedesca, anche perché in effetti non aveva più senso, stavamo affrontando la famiglia italiana. A quel punto abbiamo tolto l'ipotesi della coproduzione, è rimasta solo la collaborazione con la Film Commission per cercare posti.